Siamo qui, ora. Siamo luce che illumina il buio. Siamo energia di passaggio. Siamo esplosioni negli occhi, nelle menti, nei cuori degli altri. Siamo lo strappo dalla carne, dal vissuto. E ora viviamo dimentichi. Non siamo nel mondo, siamo nell'oblio dell'isolamento, dell'inumano, dell'astrazione. I nostri corpi vagano distratti, si scontrano distratti, si parlano non sentendosi. Abbiamo nascosto a noi stessi la verità, noi stessi. I nostri corpi sono stati cullati da credi, ci siamo riparati all'ombra dell'ideologia, ci siamo scaldati col fuoco delle religioni, ci siamo addormentati sino a non riuscire più nemmeno a sognare di noi. Non siamo che un archetipo. Da troppo non ci guardiamo, da troppo ci volgiamo altrove, guardiamo altrove, guardiamo nella narcotica astrazione. Ci siamo assentati per il terrore del termine, siamo terminati prima del termine stesso, siamo ormai inadatti al vivere. Se solo vi voltaste, ecco proprio lì, il volto di chi vi accompagna, attraversato dal tempo, dalla strada, dalla storia. Vedete la mappa? Il tragitto segnato sul suo volto? Il racconto della via fatta assieme? La faticosa costanza dell'esserci? Siamo intrighi di strade, alcune senza sbocco, alcune percorse a ritroso, alcune mai inaugurate, alcune sulle quali state andando, se solo ve ne accorgeste, se solo vi guardaste, se solo vi toccaste. Lasciate sia l'ombra del corpo altrui a proteggervi, il suo calore a scaldarvi. Lasciate che le sue sostanze vi contaminino, allora comprendereste, comprendereste altro da voi, comprendereste davvero. Ciò che vi circonda non vi è solo intorno, vi compenetra, vi ha scolpito giorno dopo giorno. Non lo guardate, non vi vedete, non vi capite, non vi ricordate. Un utero vi ha lanciato nel mondo come un pipistrello che caca il seme. Avreste dovuto solo germogliare, avvinghiarvi al mondo come Eder, agli altri. Avreste dovuto riconoscervi, annusandovi. Siamo volti altrove, tutto si fa più lontano, indistinto, incomprensibile, perché l'acre odore del sudore non ci risveglia. Il silenzio grida. L'isolamento ci tocca gelidamente, l'astrazione ghigna nelle nostre menti. Il problema non è se vi addormentate al termine del percorso, ma se lo fate sulla via, se non ci siete mai stati. La strada, in fondo, è materia che ne genera altra all'infinito. Siamo qui ora, siamo luce che illumina il buio. Siamo energia di passaggio, siamo esplosioni negli occhi, nelle menti, nei cuori degli altri.